Pulizia, qualità e tanto cuore, sempre solo a Davide Romano. Questa è la famosa zuppa di cozze a Davide Romano. È una cosa spettacolare. Spaghetti con l'olio. Vedete la cremosità di questo spaghetti. La zuppa di cozze, ti dà un brutto. Mamma mia, la freschezza, eh. Su pesce spada, veramente una carne parrosso. Ciao amici di YouTube, vivo poi e sciale pum. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi intro dalla macchina perché sono in compagnia di Chef Franco. Ciao ragazzi. Oggi caro papà ti porto in un posto speciale. Tu non sai ancora, io ho detto solo prendi la macchina e andiamo qui. Tu dici dove? Ci pare canza da te mangiare perché mi sto mangiando il mandro, sto dietro. E invece si tratta di cibo. Perché caro chef, oggi io ti porterò a mangiare il mare. Si inizia a ragionare bene. Oggi ti porto a mangiare in un ristorante famosissimo a Napoli. Da tanti anni penso sia uno dei ristoranti più nominati a livello di mare. Fammi pensare. Il mare solo a Napoli. A Davide Romano. Io oggi ti porto a mangiare a Davide Romano. Dalla signora Assunta. Vi porto a mangiare lì e con noi venite anche voi perché condividiamo questa giornata insieme a voi. Vi faremo vedere come si mangia da Davide Romano, famosissima anche per la zuppa di cozze. Ma noi assaggeremo antipasti, primi, secondi, terzi, tanto paga chef Franco oggi. Quindi vaiù, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo inizio di una nuova serie potrebbe essere come si mangia da, vi potrebbe piacere? Non lo so, me lo dovete far sapere qui sotto con i like, con i commenti e con una bella iscrizione. Tanto non si paga niente. Quindi con papà, ma ci manca uno. Stiamo andando a prendere. Ci manca Cristian. Andiamolo a prendere, va. Che quello sta a scuola, sta studiando. Eccolo, Cristian. Cristian. Sei uscito da scuola, c'hai una fame di lupi e io oggi ti porto a mangiare in un grande posto. Dove? Porta a Davide Romano. Aglio, a te ti piace lo spaghetti? Fa... E io oggi ti porto là. Veramente Omar. Dai Omar, Omar, non ti preoccupare. Questa per noi è la prima volta, me ne hanno sempre parlato bene e sono veramente curioso di assaggiare i piatti tipici napoletani di mare. Noi siamo arrivati. Abu. Abu. C'è stata un'impresa arrivarci. Già sopra in è stato un casino, ma ci siamo. Papà, un milione di euro vuoi venire a casa a Napoli? Mai. Centro, mai. Diciamo che è un po' difficile arrivarci, però ce l'abbiamo fatta. Però 7 anni. Traffica. Ma ragazzi, siamo con la signora Assunta. Che onore. L'onore è mio, l'onore è mio. Ma stiamo a mano all'arto oggi, no? Ma grazie. Va benissimo, noi non vediamo l'ora di assaggiare le vostre prelibatezze, antipasti. Primi, secondi, ci vediamo tutte cose. Possiamo anche salutare con il motto. Certo. Pulizia, qualità e tanto cuore. Sempre solo a Davide Romano. Sempre solo chef Francesco. E quando parlate di Davide Romano, di Francesco qua esagerato. Ragazzi, abbiamo preso posto. Qua è sia fuori che dentro. C'è anche la cucina dove preparano tutto. Quindi molto molto bello. Bel locale, bello grande, una bella accoglienza. Ma vuoi vedere un po' che si mangia qua? Un sossettino. Allora, sta Trentino 200 euro pesante. Beh, mamma mia. Ma a caso i vini? Che mi hai dato? I vini? Mamma, poi questi vini stanno. I vini ci fanno, va. Che ci vogliamo mangiare? Ma io dici, allora mi prenderei un antipasto di polipo all'insalata. Mi pigliassi uno spaghetto a vongole perché voglio avere con bufani. Una fritturina. Una fritturina, e basta. Ma avremo mare con me, ah? A zuppa e cozze ammassaggiare. Devi andare da figlio romano, andiamo a mangiare la zuppa e cozze. Allora io mi piglio a frutta e mozzarella a stare, sono venuto. No! Paragna minimo 11 euro. No, dire. Ma come? Coronario, coro, batte troppo veloce. Già sto dittando sangue, ma a Napoli qua. Questo è il menù, c'è la zuppa di cozze a 18 euro, questi sono i prezzi. Spaghetto a vongole 18, spaghetti con pomodoro, linguine a 24 euro, secondi alla brace. La luce fa tutte cose, la cosa gambo. Di 10-12 euro. Tante persone che lavorano qua. Ha una cucina stupenda. Guarda la cucina dove fanno le zuppe di cozze. Guardala. C'è proprio la cucina esposta dove gli chef e i collaboratori preparano zuppa di cozze, polvo, preparano tutto cozze. Per fatto pure volare, ragazzi. Che ora sono? Con le tre, questi non chiudono ragazzi, da mezzogiorno fino a mezzanotte. Una della non chiudono. Si mangia pure 6 a sera. Poi fa l'insalata con seguire di zuppa di cozze. Bello. Questa è la famosa zuppa di cozze a Davide Romano. E qui abbiamo il nostro colpo all'insalata. Brindisi. Brindisi, dai. Saluto. Salute, ragazzi. Ghiacciata, bellissima. La particolarità è il tarallo sopra, il gamberone, lo scampo, ci sta tutto. Pongo le verace.
aiù. Chef è top, dai. Buona, buona, buona. Piccante anche al punto giusto. Oggi noi il pedito delle cozze sul suvente. Dai, guardate che cozza. Questa è completa. Ma sta pure. Sta pure quando lì. Vai, vai, chef. Un saluto al diabete, il glicere. Ciao. Ciao. Inizio da una cozza. Inizio da una cozza. Mamma mia. Cotto al punto giusto, guarda. Ottimo. Buono. Come diciamo il nostro motto, ve lo sapete, raga, guarda. Solo canulicce non mi è piaciuto tanto, però. Un po' di sabbia. Raga, non mi dice niente. Dei zeppolini, prima provare. Però ci sono dei zeppolini. Sto allegando. Non so se a voi piace la roba di mare, ma cotto. Veramente è semplice. Semplice da bene. È buono, sì. Semplice ma buono. C'è quel po' di forti che usiamo anche noi. Bella la differenza, forte. La caratteristica di questo piatto, c'è sta signora su un coppo piatto. E poi c'è sto pane sotto. Voglio. Cioè non è un pane, lo faccio. Vaschutte veramente serie A. Allora questa non è mettere il pagante, non mi piglia pagante a me. Oh, la cosa bella c'è pure abbondante. La cosa bella è stata 20 euro, cosa bella. Io voglio questo piatto, voglio questo piatto che la signora ha assunto la coppa. La regina la zuppa di cozze. Zuppa di cozze voto 9. 9, dai. Questo dovrebbe essere zeppoline di alghe marine. Buona, dopo la zuppa di cozze, bello puppanza, salato ci può. Ha fatto leggere il giorno, quando mangiamo? Facciamo un piccolo brindisi, uno, due, tre. Tra poco è finita. Tra poco è finita, ragazzi. Ma il vino bianco è proprio, voglio essere volgare, è proprio quella. Il pesce è buonissimo, è una cosa spettacolare, buonissimo. Condito bene, sì, buonissimo. Veramente tanta roba questo volpo. Un po' di sale. Ma poco. Salo. Quando salo questi gradini, sempre emozionato. Fatemi sapere nei commenti, non so che piace di tutti loro. Che piace più il pesce o la carne? Io vi dico la verità, preferisco più il pesce. Pesce, pesce tutta la vita. Vabbè, a voi vi piace assai pure la carne, eh? Ma ci piace tutte cose, però. Pesce vince per me 10 a 0. Antipasti top. Io non mangiate pure la rucola, eh. Dici tu pavamo pure quello. No, no, non è che pavamo pure quello. Polipo e rucola è buonissimo. Allora, signor, facciate lì, che ci sta. Che ci sta qua dentro? Apriamo. Eccolo qui il grande spaghettino con le vongole. Paccheri all'astice. Buon appetito, signore. Grazie. Mamma mia, risotto alla pescatura per chef Franco. Ottima scelta, chef. E Cristian è sempre serie A, eh. Cristian, infatti ti tocca questo, Ma massaggio, prima quello dello chef. Sì. È serie A. Buono. Chef, la verità, La verità. Buono. Buono. I primi piatti di mare sono arte. Spaghetto con le vongole. In bianco, perché voglio proprio vedere il sapore della vongola com'è. Molto cremosi. Cazzo è. Mancano poche pizziche di sale. Manca da tutte le parti, però sono buonissimi. Sono molto cremosi. Bravo. Per me io preferisco un po' più doppio lo spaghetto. Questo è sottile. Sì, questo è nato di Pevonga, la migliore di Napoli. Questa è la migliore, sì. Avete una scorza sottile. Tanta acqua diventa crema. Poi diventa pure la pasta che usa. Butta tanto amido e cremoso. Buono risotto, chef. Vedete la cremosità di questo spaghetto. Questa sì, è un tipo di vongola diversa, ma penso che sia vongola serie A. Vi assaggio il paccaro all'astice di Cristian. Non che l'ha fatto Cristian. Questo è buonissimo. E si ci ha da messo un filo di chiù, ce lo metta, signore, si vede. Vino bianco che non può mancare. Acqua. Ti va, ti diventi sempre a te, via. Dai, complimenti. Mi alzi. Veramente buono. Mi sono fatto il piatto. Io mangio il piatto, noi abbiamo preso tre primi diversi per assaggiare il piatto. Io mangio il piatto spaghetto a vongole in bianco, che non sapevo papà. Si chiama questo vongolo. Questo è il vongolo che è venace. Però mica è un sapore spettacolare. Forse più sottile. È perché la brace, voi quella là che dite voi, forse che la cascozza più doppia, perché la là ha dolce. Che può pure buono. Pure è buono. Però questo io l'ho detto. Sì, l'ho detto. Buono anche il risotto e anche il sapore dell'olio. Ma su fecozzo, ti danno un brutto. Grazie. Veramente. Qua piatti finiti. Voto chef. Allora, spaghetti 8 e mezzo. Risotto 10. Paccheri con l'asse 10. Ah, ma mi sta dalle grandi. Voglio uno
lasciatemi qua di ora. Ma ci portate a un bel posto, no? Vieni a fare io. Ma ci zuppato con un po' che pane spettacolare. So che nei ristoranti importanti di mare la tecnica che noi abbiamo sentito mare oggi l'acqua di mare. È l'acqua di mare. Secondo me la signora Assunta a Figlio Romanara avrà anche l'acqua di mare ovviamente filtrata, che dà un sapore ai primi piatti spettacolare. Prendi in mushfun, non ci bastava antipasto il primo, ma abbiamo preso anche Ax Cabuccia, una bellissima fetta di pesce spada alla brace e un bel cuoppo con alici, gamberi, calamari. Metti il patano di buccia, cioè. Non so già. Vai, che bella, bella. È bionda, vieni. È bianca. Bianca, bianca. Bianca frittura. Olio. Pelle calda. Che pacca, latte. Il latte. Assaggio il pesce spada. Carne arrostita, mamma mia, la freschezza, eh. Questo pesce spada veramente la carne arrosto. Io quando ero piccolino questi qua, chiamavi tondini, ma sono buonissimi. Fritti in un olio pulito. Non si sente la puzza? No. Beh, dopo tutto quello che ci siamo mangiati, anche lo zucchero a Figlio Romanara. Abbiamo mangiato pesce spada, la frittura, ci siamo conviati, diciamo, la verità. La signora Assunta ha detto che vengono fra una ventina di minuti. Abbiamo visto il conto. Se no, ve l'ha fatto la signora Assunta. Noi ringraziamo pubblicamente la signora Assunta per la sua bontà, per la sua disponibilità. Noi volevamo pagare. Io ma... l'ho sempre vista per televisione, esatto. Mai da vicino. Però vi posso dire vicino... che è grandissima donna. Grandissima donna, esatto. Pure un caffè, dai. Lo sapeva. Buono. Un ottimo caffè. La vita può cambiare in un momento all'altro con tutto quanto. Io ma posso te raccontare proprio, non c'è mai più vita. Pure noi abbiamo passato dei periodi brutti. I miei figli col quando dicono, avendo ci passati dei periodi. Ma non è perché sto lavorando con mio figlio, stiamo lavorando insieme. Ci hanno vista nera, il signore aiuta tutto quanto. Ma veramente. Lo voglio bene. Ragazzi, il video finisce qua. Noi abbiamo aspettato la signora Assunta che non c'era, ma purtroppo la volevamo ringraziare di persona, la ringraziamo pubblicamente. Grazie un'altra volta qui per tutto, non solo per il gesto finale, ma per l'accoglienza, per il cibo, per il bel ristorante che ha. Sì. Approvatissimo il ristorante a Figlio Romanara, veramente bellissimo, buonissimo. Tutto il top, ragazzi. Il nostro motto com'è? Se vi è piaciuto il video, mettete tanto like. Se non vi è piaciuto, lo doppio o triple. Commentate qui sotto con altri posti da andare a vedere, ristoranti, pizzerie famose. Fateci sapere se questa serie vi può piacere. Da me, da Chef Franco, a Da Figlio Romanara è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Sempre forza Napoli, smicci forte. Ciao.